controllo del vicinato a Brendola, che è già realtà. Il primo gruppo di zona si è costituito nel 2022 a seguito di un'escalation di furti in abitazione. Ora i gruppi sono 5 e possono contare sulla partecipazione attiva di 125 persone, 88 famiglie, che hanno aderito al progetto, basato sulla mera osservazione della propria zona di residenza, in stretta collaborazione con le forze dell'ordine, progetto di cui oggi l'amministrazione traccia un bilancio. Noi dal 2022 abbiamo subito il nostro territorio, ci sono stati 105 furti e anche l'autunno scorso c'è stato ci sono stati tanti furti. Però nelle due zone appunto che da un anno partecipano al controllo del vicinato, le forze dell'ordine ci hanno detto che queste zone non sono state soggette a furti. A capo di ogni zona un coordinatore che ha il compito di gestire i contatti con i componenti del suo gruppo e tenere rapporti con l'amministrazione comunale e le forze dell'ordine. Il controllo del vicinato sicuramente va a implementare un controllo già molto presente e attivo su Brendola di Target System, su tutti i varchi di ingresso nel nostro comune e tutta una serie di telecamere che abbiamo messo su piazze, su biblioteche, su palestre che servono a controllare ciò che succede nelle ore notturne, soprattutto negli angoli più nascosti del paese. Osservatori del territorio che possono segnalare quanto accade di straordinario. Tutto quello che è oltre l'ordinario che il cittadino residente o domiciliato in quella zona conosce perfettamente, in primis le macchine, le autovetture mai viste in quella zona che marciano a velocità molto ridotta, che fanno attività di osservazione che normalmente è propedeutica, cioè anticipa l'evento criminoso. È importante anche segnalare veicoli fermi da molto tempo che potrebbero essere rubati o comunque utilizzati per attività criminose e anche situazioni di disagio sociale o familiare importante.